Amici, bentrovati su Giardino Web, bentrovati per un nuovo video qua in Giardinaggio in Studio. Oggi mi occuperò principalmente di piante aromatiche e vi devo dire che qua dentro c'è un profumo che non vi dico, perché tra il basilico, tra l'erba cipollina, tra l'origano, qua siamo veramente invasi da questo profumo inebriante. Bene, innanzitutto devo ringraziare Nancy che ci ha lasciato un messaggio la scorsa volta nel video della Stefanotis, dove appunto mi occupavo di questa pianta e mi ha lanciato un input, vale a dire quello di occuparmi veramente, iniziare ad occuparmi delle piante aromatiche. Naturalmente mi occuperò di questo genere di piante, oggi inizieremo dal basilico, quindi metterò anche una nuova playlist nel canale di Giardino Web dedicata esclusivamente alle piante aromatiche. E quindi vi aspetto tra poco dopo la sigla. Ed eccomi qua a parlare appunto del basilico, di questa bellissima pianta, perché è anche una pianta bella da vedersi, oltre che un amico in cucina, perché con il basilico praticamente lo mettiamo un po' dappertutto, no? Ma oggi ci occuperemo ovviamente di come avere queste piantine belle e sempre a nostra portata di mano. Ma innanzitutto partiamo da quella che è appunto la storia del basilico, che ha una storia veramente antica. Le sue origini, pensate, vengono dall'Asia tropicale e dall'India, dove veniva coltivato fin da 5.000 anni fa, pensate. Era appunto coltivato per le sue proprietà curative. Nel subcontinente indiano il basilico era considerato anche una pianta sacra, associata al dio Vishnu. Non so se questo poi sia il nome proprio, l'ho pronunciato bene, comunque abbiate pazienza. È utilizzata appunto questa pianta anche nei riti religiosi e medicinali. Diffuso anche in Occidente, è stato introdotto quindi da noi dai grandi greci. E quindi anche in Medio Oriente, dove si è diffusa come pianta ornamentale e medicinale. Quindi sono stati scoperti questi benefici che vengono da questa piantina. I romani, pensate, apprezzavano moltissimo il loro profumo e quindi già loro incominciarono ad utilizzarlo in cucina, ma anche veniva utilizzato anche nelle cerimonie funebri. Nel Medioevo il basilico era associato ad superstizioni e leggende e si credeva che avesse poteri magici e afrodisiaci, pensate un po', e che proteggesse dal malocchio. Questa piantina qua, così piccola, semplice ed umile, e ha tutte queste, si pensava che avesse tutte queste peculiarità. Sia che in Grecia che a Roma era il simbolo dell'amore e veniva utilizzato anche nei matrimoni e nei banchetti. Proprietà medicinali di questa pianta: nella medicina tradizionale il basilico era impiegato per curare una vasta gamma di disturbi, tra cui il mal di stomaco, il mal di testa e problemi digestivi e infezioni. Il basilico si diffuse in tutta Europa grazie al suo aroma intenso, al suo sapore delicato. In Italia divenne un ingrediente fondamentale nella cucina mediterranea, in particolare in Liguria, ovviamente, dove nacque il famoso pesto alla genovese. Bene, e ora andiamo a capire bene, dopo questo separietto, come partire da questa piantina che io e tutti noi acquistiamo nei garden center e partire così alla sua coltivazione. A
Allora, innanzitutto partiamo da questa piantina che noi comunemente, come dicevo prima, troviamo nei garden center e andiamo a metterla a dimora. Ovviamente io faccio una cosa, un sistema che mi ha imparato addirittura mia nonna, e quando lei le seminava, perché a quei tempi non si comprava la piantina del basilico già pronta, loro andavano avanti con i semi, no? E quindi mettevano i semi in una nel terreno o in una bella ciotola come questa, e praticamente che succedeva? Che in un certo senso, come avviene con questo vasetto, cioè le piantine sono molto ma molto fitte, molto vicine una dall'altra. Allora mia nonna mi imparò che dice: guarda, così sono troppo vicine e quindi soffrono praticamente queste piante così vicine, quindi bisogna diradarle. E quindi quello che andremo a fare noi, ecco, vedete quante radici ci sono qui all'interno di questo vasetto, è quello appunto che io generalmente faccio sempre, cioè dividere, e adesso mi vado ad aiutare con questo attrezzo, dividere il panetto di terra dove è stato già seminato il basilico. E lo vado a fare in questo modo, non so se si può vedere bene, spero di sì. E generalmente io un vasetto di 10 centimetri come quello più o meno lo vado a dividere in tre parti, e poi ovviamente in una fioriera tipo questa che ho già preparato vado a sistemare, faccio questa bella buchetta, a sistemare le mie piantine di basilico. Questo è molto importante perché hanno più spazio per poi mettere le radici. Ovviamente io le sto mettendo in questa fioriera, ma poi il discorso vale anche se metteremo il nostro basilico direttamente a terra. Per il discorso che vale per sistemarle a terra, bisogna stare molto attenti alle lumache, perché sono delle ghiottone di basilico le lumache, e ci troveremo nel giro di pochi giorni praticamente con il basilico quasi decimato. In quanto queste foglie sono ancora molto tenere perché provengono da una serra, per cui sono molto appetitose alle lumache. Per quanto riguarda innanzitutto l'innaffiatura, il basilico è una pianta che ama la terra abbastanza umida. Questo si capisce anche dal fatto che ha queste belle foglie molto grandi e molto consistenti, oltre che ad essere profumate, ma il discorso del profumo non incide. Incide il fatto che ha la foglia molto larga e molto così cicciotta, no? Molto bella. E questo incide a cosa? Che il basilico ha bisogno di molta umidità, di molta acqua. Quindi dobbiamo regolarci noi nel periodo in cui abbiamo appunto il basilico a coltivazione. Generalmente in estate chi è che non ha il basilico, o in terrazzo con una fioriera, o come vi dicevo nell'orto direttamente a terra. Penso che qualsiasi persona abbia a cuore questa piantina. Quindi ricordiamoci di annaffiarlo abbastanza spesso. Vale il discorso che se lo teniamo in una fioriera ovviamente non deve essere inzuppata, cioè il terreno comunque deve essere abbastanza asciutto. La concimazione del basilico. Beh, io generalmente concimo molto poco il basilico e tutte quelle piante che poi vado a mangiare direttamente.
specialmente il basilico che si mangia anche crudo, no? Così com'è, si mette nei pomodori, si mette nell'insalata per dare sapore. Questo proprio perché il concime, io mi fido un po' poco di questi concimi, la gran parte chimici, ma un po' tutti quei concimi che devo poi assumere direttamente. Quindi io quasi non concimo mai il basilico, lo lascio così come natura crea, c'era uno slogan una volta molto popolare, e quindi preferisco che la pianta non sia così esuberante, perché il concime ovviamente dà una marcia in più a qualsiasi pianta e quindi anche al basilico. Preferisco che sia magari un pochino più stentata, un pochino magari con qualche fogliolina gialla, piuttosto che andarla a concimare. E poi questo concime ovviamente viene un po' assorbito anche dal nostro organismo. Dove posizionare il nostro basilico? Se lo teniamo in una fioriera, ma vale anche il fatto se è direttamente a terra, io ho fatto la mia esperienza, poi magari ditemi voi nei vostri commenti se la cosa accade anche a voi. Ecco, in pieno sole ho visto che il basilico soffre abbastanza. Un po' sarà anche per il fatto che oggigiorno abbiamo queste stagioni così, con questo sole molto forte e molto cocente, e quindi questi raggi del sole vanno anche a bruciare queste belle foglie del basilico. Appena diviso e messo nella fioriera, assolutamente va tenuto a mezz'ombra, quindi magari facciamo sì prendere il sole del mattino qualche oretta, poi basta, stop, perché queste sono piante che vengono, come dicevo, dalla serra, per cui il sole diretto non l'hanno mai preso. Se poi nel passare del tempo le abitueremo a un sole più diretto, ecco, comunque io sono del parere che mai dare al basilico una luce solare diretta per tutto il giorno, quindi cerchiamo un po' di, io perlomeno se lo coltivo, lo coltivo sotto a delle altre piante che fanno poi ombra al basilico, non una ombra molto forte, ma un'ombra così che lasci passare il sole attraverso le foglie. Il basilico va consumato fresco, dicevo prima, e difficilmente viene conservato se non sotto forma appunto di pesto o questi sistemi appunto che ci permettono di ottenere delle creme appunto a base di olio d'oliva, dove viene appunto inserito il basilico. Queste foglie vanno così consumate anche direttamente, perché sono prettamente commestibili, e quindi il basilico aiuta anche alla nostra salute, perché tutto quello che noi consumiamo direttamente ha una qualità maggiore rispetto a qualcosa che è magari essiccato o viene, ecco, anche il basilico potrebbe essere essiccato ovviamente, ma le sue proprietà diminuiscono rispetto alla proprietà che ha una foglia appena colta dalla piantina. Bene, che dirvi ancora del basilico, di questa piantina molto utile. Abbiamo visto la storia, abbiamo conosciuto la sua provenienza, una piantina che non può mancare nei nostri terrazzi, nei nostri balconi o nei nostri giardini e ovviamente nei nostri orti. Una piantina che, se la mettiamo, ripeto, a dimora in questo periodo, già il sole è molto cocente, perché siamo alla metà di giugno, e quindi stiamo attenti a come posizionarlo. Mi sono dimenticato di dire la semina. La semina, quindi rimedio subito in questa ultima parte del video, la semina generalmente va fatta entro maggio,
Massimo, ecco, entro la metà di giugno. Poi io vi sconsiglio di farla nei periodi caldi perché poi il basilico soffrirà moltissimo del calore che troverà quando germina. Chi ha la possibilità di avere una serra può iniziare già da molto prima a seminarlo, ovviamente già a febbraio, fine gennaio, primi di febbraio si può seminare appunto nei contenitori in serra, nei vasetti e via discorrendo. Quando viene seminato, ovviamente cerchiamo di non mettere molto vicino i semini che sono molto piccoli e cerchiamo di non coprirli molto con la terra. Vale il discorso che il seme deve essere coperto dalla stessa, lo spessore della terra deve avere lo spessore del seme. È qualcosa che mi è stato utile anche a me nel corso delle mie esperienze che ho avuto con i semi. Quindi, quando avrete il seme del basilico in mano, noterete che ovviamente è un seme molto piccolo, per cui non vuole molta terra sopra. E quando andremo ad innaffiare il basilico, stiamo attenti a non muoverlo con il nostro getto d'acqua, ma dare una spruzzatina molto leggera, ma bisogna farlo abbastanza spesso. Ritorno a parlarvi dei metodi della nonna e mi ricordo che lei mi consigliava quando viene seminato in questo periodo, per esempio appunto da metà giugno fino massimo luglio, poi ci fermiamo perché le semine non vanno più fatte, le riprenderemo a fine settembre, inizio di ottobre. Bene, lei mi diceva e faceva che metteva sopra al semenzaio dove aveva posizionato i semi, sia che erano appunto di basilico, sia che erano di pomodoro e via discorrendo, delle foglie di piante abbastanza grandi, ma possiamo anche aiutarci dalla carta del giornale. Questo fa sì che il basilico e gli altri semi acquistino più umidità dovuta appunto dalle foglie oppure dai fogli di giornale bagnati. Comunque, fatto sta che dobbiamo stare molto attenti perché quando vediamo che la piantina sta nascendo, dobbiamo immediatamente togliere sia il foglio del giornale se l'abbiamo utilizzato oppure le foglie delle piante. Questo proprio perché sennò poi va a rovinare la nostra semina. Bene, il video di oggi dedicato al basilico termina qua. Qua vedete che ho già pronto delle piantine che ho acquistato in un vivaio. Stanno cadendo i fiori, ma non mi meraviglio perché le ho prese a metà prezzo. E di questa piantina ne parlerò nel prossimo video, quindi tra 15 giorni. Ovviamente l'avrete riconosciuta, è la Dipladenia. Io vi ringrazio, vi ricordo che come ha fatto Nancy, volete anche voi sapere delle informazioni su delle piante particolari, lasciatelo appunto nei commenti che trovate sotto alla descrizione del video. Come sempre vi invito a lasciare il like, a lasciare appunto un commento e ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto a Giardino Web. Un saluto a tutti da Andrea, alla prossima!